Marco Balzano è tornato in libreria con un libro meraviglioso. Quando tornerò e segue un altro libro meraviglioso, che Resto qui. Come ci si sente, Marco, a fare due libri meravigliosi più tutti gli altri libri meravigliosi che avevi fatto? Anzi, la diversità è questa. Come ci si sente a riuscire a trovare sempre, e uso un termine che tu hai usato già, questioni da interrogare nel profondo affinché un lettore si senta diverso alla fine della lettura. Ciao Ciao Marco e buonasera a Marco. tutti. Io non sono mai stato, né tutto sommato, intenzione di diventare consapevole, così, realmente di quello che faccio e dell'eventuale poco o tanto talento che sia, perché credo che diventiamo col passare del tempo ancora di più consapevoli di fin troppe cose e lasciarmi una zona di mistero, anche di mistero, cioè di inconsapevolezza, di non chiarezza, di non oggettività di come funzionano tutti i meccanismi che mi portano all'urgenza e alla fatica di scrivere un libro, credo che sia una cosa importante, una zona d'ombra in qualche misura da custodire. Mi è più facile forse rispondere sulla seconda domanda, nel senso che sulla prima posso solo tenermi stretta la generosità delle tue parole, dei tuoi giudizi, però realmente io non sono mai stato un buon giudice di me stesso e credo che questa cosa, tutto sommato, anche se è faticosa da portare, però implica un necessario confronto con persone di cui riconosci un'intimità e una costruttività nel restituirti un parere. Tu avevi letto il mio libro in bozza e quindi rientri tra questi. E questo tutto sommato va bene, nel senso che la scrittura rischia di diventare forzosamente solipsistica a volte, rischiamo di cantare e suonare da soli. E la seconda questione è un po' più facile perché mi rendo conto, appunto, il rintracciare una questione prima di raccontare una storia per me equivale in qualche misura a non solo a una necessità e a un cambiamento, a una necessità perché esistono delle ferite, se ti affacci alla finestra, che anche se non appartengono direttamente alla tua biografia, evidentemente appartengono al mondo che vivi. E io credo che l'indignazione sia sempre stato un buon motore della scrittura. Paradossalmente, se uno non volesse avere troppa paura delle parole, anche come l'amore e come la necessità di riannodare il tempo, no? Quello che si è consumato troppo violentemente, quello che si è fatto morte prima, morte anche in senso metaforico, ovviamente. Prima di quanto ci aspettassimo. Però, insomma, l'idea di individuare una questione è diventata anche un cambiamento perché ho iniziato a scrivere due romanzi tremendamente autobiografici. Quando avevo scritto il primo romanzo, che era la storia di un viaggio che non ho mai fatto proprio per quella questione del tempo, di mio padre e di mio nonno, che andavamo a vendere la vecchia casa al mare dove mio nonno era cresciuto, mio padre era nato e io ti avevo fatto tutte le vacanze dell'infanzia e dell'adolescenza, e il commento di mio padre quando lo lesse fu: "Adesso che sei andato in giro a raccontare tutti i cazzi nostri, sarai contento." Che dava la misura di quanto fosse autobiografico. E, non so, diciamo che nel tempo questa matrice è cambiata e credo che, così, siccome sono già piuttosto ingombrante per me stesso, l'idea di mettere da parte l'io e entrare con il mio io, evidentemente, nella pelle di qualcun altro, di qualche attore del nostro mondo, poco raccontato, forzosamente espulso dal dibattito politico-culturale, sia un'operazione molto interessante perché rende la letteratura uno strumento anche di conoscenza, oltre che di piacere, di intrattenimento. E infine, credo che sia un ottimo modo per evitare un altro rischio che sento di correre, che credo che corriamo un po' tutti noi che facciamo questo lavoro, cioè quello di rimanere vittima della mia stessa fantasia. E nel momento in cui io ho una cornice di una questione, poi dopo che quella questione io l'ho studiata, la metto completamente via e la rendo un punto di partenza e non un punto di arrivo. E però a quel punto la mia fantasia si pone sopra
un terreno che è meno sdrucciolevole, e questo secondo me la rende più onesta e credibile. Sì, che poi era quello che diceva Hemingway, diceva studiate i 7/8 dell'iceberg per poi farne vedere un ottavo, che in qualche maniera è il processo più onesto e più difficile. Quando tornerò? Quando nasce? Non nasce, ovviamente, come molto spesso succede nella narrativa italiana, a ridosso della scrittura del libro. Ma una volta tu mi raccontasti che è nato tempo fa, quando tu sei stato in Romania, è giusto? Sì, è così. In realtà era nato ancora prima, nel senso che inizialmente io volevo scrivere un romanzo su una di queste donne. Io non amo gli inglesismi, ma devo dire che Caregiver è molto meglio etimologicamente di badante. Questa parola sì. andrebbe cambiata. Caregiver è portatore, donatore di cura. E queste donne qua si occupano di cura, e la mia stessa protagonista non è solo una badante, non sta solo con gli anziani, ma si occupa, farà un lavoro di cura ad ampio raggio, starà coi bambini, farà l'infermiera. E dunque proprio bisognerebbe innanzitutto, visto che la lingua è specchio del pensiero, innanzitutto interrogarci su come presidiamo e custodiamo le parole. Queste donne, volevo scrivere un romanzo su una donna che si occupa di cura e che porta cura, per la semplice ragione che è un argomento incredibilmente presente in tutte le nostre vite. Queste donne entrano in una dimensione assolutamente intima e profonda delle nostre famiglie, occupandosi dei nostri affetti più cari, di aspetti complicati delle vite dei nostri genitori, dei nostri bambini, dei nostri malati, e realmente si occupano di cura. Sai, badare è una parola brutta, lo dici, il maestro che non è capace a tenere la classe deve cercare di tenerla a bada, devi tenere a bada il cane. E quindi è una parola che in sé contiene, secondo me, un aspetto deteriore che andrebbe completamente rivisto. C'è proprio di mezzo la cura, che è invece una parola molto più ampia e importante. E dunque, inizialmente io volevo raccontare di una di queste donne, perché è incredibile quante siano e quanto profondo sia il loro livello di appartenenza al mondo occidentale, che è il mondo non solo più ricco e privilegiato anche in quest'anno difficile, ma anche il mondo più vecchio. Dunque queste donne sono tantissime e non se ne parla, sono una migrazione assolutamente silenziosa. E dunque finalmente che oggi si inizia a parlare con più forza e più cognizione di causa di diritti delle donne, di pari opportunità, di usi più rispettosi della lingua, credo che toccare con mano queste storie qui sia assolutamente fondamentale. Poi a un certo punto sono andato in Romania e... Scusami, ti ho interrotto. No, sei tu che... No. Infatti volevo chiederti della Romania. Sì, sei andato... A un certo punto sono andato in Romania perché evidentemente c'era un dato alla base che non riuscivo a spiegarmi. Esatto. E questo dato alla base è il fatto che queste donne sono madri. Non so fare una percentuale, però una percentuale, per darvi un'idea, sicuramente superiore al 90%. Sono quasi tutte madri queste donne. Allora noi lo sappiamo, no? Quando ci parliamo, quando le conosciamo, quando facciamo il colloquio, ci improvvisiamo mediatori culturali e tanto altro, che hanno dei figli. La questione è: dove sono questi figli? Dove restano? E dunque restano indietro, no? La sociologia li chiama left behind, che mi sembra che renda proprio bene l'immagine. Quindi ho preso un aereo e si poteva ancora viaggiare, quindi sono andato in Romania, al confine con la Moldavia, Iași, nella campagna di Iași. Iași è la seconda città più grande della Romania dopo Bucarest, è una città bellissima, universitaria, però le campagne sembra veramente di entrare, non so, nel 1940, e sono andato in queste comunità, alcune gestite dalla Chiesa, altre dalle ONLUS, altre dallo Stato, a incontrare questi bambini e questi ragazzi, anche grandi, anche maggiorenni, che restano indietro, che possono solo aspettare, cioè comunque chi se ne va ha potuto scegliere se andare o restare, e loro aspettano. E quindi una volta che ho parlato con loro, che ho raccolto le loro voci, le loro testimonianze, era chiaro che doveva diventare un romanzo familiare e che ciascuno, e che i protagonisti dovessero essere tre, una madre e due figli, e che ciascuno dovesse rivendicare
la propria lontananza emotiva, il proprio grumo di nostalgia, rabbia, ambizione che cova quando la famiglia esplode, quando queste donne partono per cercare di dare ai figli le stesse possibilità degli altri, spesso riuscendoci ma lasciando una ferita di lontananza a volte non curabilissima. È un romanzo anche sugli addii, questa madre comunque dà un arrivederci a Manuel, che è il figlio di 16 anni, e Angelica, che è più grande, vuole andare al sogno di andare a studiare a Berlino, lascia due eredità. È incredibile come questo libro mi abbia fatto capire che si lasciano eredità anche in vita. Cioè tu vai via perché devi andare a fare il caregiver e lasci un'eredità a lui che ha 16 anni e a lei che è più grande. Quindi questi children che sono home alone rimangono davvero con una parte di madre incagliata dentro di loro, ma è una madre che però sta vivendo un'altra famiglia. Sì, dice una cosa giustissima, è una madre che sta vivendo un'altra famiglia, forse probabilmente ha un senso ancora più ampio che sta vivendo un'altra vita, perché poi nella vita di una persona o ci stai o non ci stai, no? Manuel, che è il primo dei tre protagonisti a parlare, la storia va sempre avanti, e ciascuno dei tre ne racconta un pezzo passandosi il testimone come in una staffetta. Ci sono i due figli al centro, la madre che ha uno spazio narrativo anche più ampio. Manuel dice, quando guarda nell'aia fuori casa sua in campagna i conigli una sera che fa freddo, dice: la vita è fare come i conigli che si stanno vicino quando fa freddo. Cioè la questione è veramente questa, e lo rivendicherà anche Angelica, che è perfettamente consapevole di essere diventata una donna diversa dalla madre proprio grazie al sacrificio della madre. Ora, quello che lei non riesce a risolvere è che, nonostante abbia raggiunto questa consapevolezza e quindi anche una gratitudine, quello che non riesce a risolvere dentro di lei, e che forse non è risolvibile, è se ne è valsa la pena nel momento in cui il prezzo da pagare è stata una vita che si è svolta altrove. È stata proprio una vita altrove. Come dici tu, un'eredità in vita, sì, è una lettura stimolante, nel senso che la madre, in qualche misura, questo gesto, come quasi tutte le donne che vengono qui a curare le nostre persone, qualche giorno fa è morto un filippino in Viale Monza a Milano mentre puliva i vetri di un palazzo, vale per i lavori di cura delle nostre case, vale per veramente per una quantità non solo di persone, ma di luoghi dietro cui c'è una migrazione invisibile, incredibile. Cioè, potevo benissimo prendere un filippino se solo avessi conosciuto di più la loro cultura. E dunque lascia un'eredità in vita, nel senso che proprio, cioè tu lasci un'eredità quando ti stacchi. E benché queste donne partano per creare un'emancipazione familiare nei loro figli, evidentemente sanno, oppure realizzano successivamente, che quella partenza consuma un distacco e quindi una fine, ecco perché può valer la pena parlare di eredità, che in qualche misura non è più ricucibile. E a me, siccome poi alla fine credo che a uno scrittore più che i fatti poi interessino le metafore di quei fatti, a me questa cosa mi interessa molto, perché cioè è una donna, è una madre che compie un gesto d'amore straordinario, è anche molto coraggioso, cioè figlio, me ne vado dall'altra parte certo. del mondo, lavoravo in un'azienda e mi occupavo dei rapporti con l'estero, sono laureata, parlo l'inglese e me ne vado a curare dei corpi di vecchi, lo dico apposta così per rendere effettivamente l'idea, è un libro dove ci sono molti corpi, o per tenere in braccio dei bambini che non sono i miei. Ecco, cioè la metafora, secondo me, di questo gesto è che, come dire, c'è una frase molto bella di Lacan che dice che l'amore è un desiderio che sentiamo di dare a qualcuno che non ce l'ha chiesto. È esattamente questo. Cioè questa donna parte per i figli e fa per i figli una cosa straordinaria che servirà per la loro vita. Ma i figli questa cosa non gliel'hanno chiesta. E anche se il gesto è oggettivamente un progredire, non è detto che a livello di affettività, a livello, diciamo così, se si vuole, esistenziale, sia effettivamente un vantaggio, perché c'è una deprivazione affettiva che poi
siccome la famiglia è un po' l'origine di tutto, poi alla fine finisce che ti porti un po' nel mondo, no? A Elizabeth Strout hai detto che la madre è un luogo. Mi interessa questa definizione, perché è vero che la madre non è solamente una funzione, la madre non è solamente un essere, la madre è anche un luogo, vuol dire che genera accoglienza, che genera qualcosa dove tu puoi essere contenuto. Mi puoi spiegare perché questo non è un libro sulle madri, ma è un libro delle madri? Allora, posso provarci. La madre è un luogo, la madre è un luogo, questo nei libri di Elizabeth Strout lo percepiamo, sì, molto, no? È un luogo, anche nei tuoi. Un luogo di ritorno. Diciamo che è oggettivamente un luogo perché è il nostro primo spazio abitativo, innanzitutto. Quindi partiamo da una cosa tremendamente concreta. E questo è, ed è il luogo, dunque, dove noi siamo un unico. Cioè la questione della madre, secondo me, è interessante perché è l'unico luogo dove tu sei un unico, sei lo stesso luogo e dove inizialmente tu hai bisogno di ridiventare un unico luogo, perché sennò il neonato, certo, non sopravvive. È il rapporto che però necessariamente da un'unità deve trasformarsi in una scissione e poi in un distacco. Dunque, a mio avviso, mi pare che nel rapporto con la madre inevitabilmente poi sia come implicita, in qualche modo, la delusione che sopraggiunge sempre quando ci stacchiamo. E incarnare quindi una maternità, capiamo già che è un gesto di coraggio assoluto, perché sai già che sancirai un unico destinato a spezzarsi e a sancire un'indipendenza. Questo in sé, se diciamo così, segue dei tempi e delle modalità biologiche, animali, cioè il piccolo se ne va quando sa volare, ok? Funziona, è iscritto in noi così come è iscritto quel luogo che abitiamo insieme. Quando la famiglia, e in particolar modo questo legame così maiuscolo, così assoluto come quello materno, si spezza anzitempo, si spezza violentemente, si spezza prima, beh, evidentemente il rischio che poi barcollino, traballino anche una serie di altri punti di riferimento, come accade a Manuel nel libro, no? Che era tremendamente legata alla madre, ci andava in giro in macchina, ascoltavano la musica assieme, disegnavano, e a quel punto rischiano di cadere un po' anche una serie di altri riferimenti, no? Prima la scuola, poi il rapporto col padre, poi il rapporto con la sorella. E Manuel si salva e sta in piedi finché ha questa figura del nonno, che è una figura, ecco, quella sì, travestita ma molto biografica, che è una figura così a cui sono molto affezionato, perché il nonno alla fin fine non ha soluzioni da proporre, e questo mi sembra già molto saggio, ma semplicemente offre un ascolto, cioè lo ascolta e poi si limita a dire: qual è il tuo desiderio? Che cosa possiamo fare, visto che le cose stanno così? E dopo che il ragazzino glielo confessa, lui guarda il cielo e o lo distrae o dice: proviamo a vedere se troviamo una soluzione. E questo in qualche misura è interessante. Quindi la madre, io non vorrei nemmeno che fosse, lo dicevamo con la Strout, ci trovavamo d'accordo, io non vorrei nemmeno che la famiglia fosse idealmente un luogo così importante. Ma mi rendo conto che è proprio una matrice, nella parola parla da sola, è proprio una matrice che in qualche modo ti segna inevitabilmente, e che se non funziona o si rompe prima del dovuto, lascia in qualche misura così zoppicanti. Manuel alla fine ce la fa, ha un suo sogno molto chiaro, però zoppica un po', anche proprio fisicamente, rimane un po' acciaccato. Quella è una metafora, secondo me. L'altra domanda, come al solito, l'ho dimenticata. Ma mi ricongiungo da qua. Il maschile è sempre un maschile un po' fragile. I padri sono più fragili dei nonni nei tuoi libri. Questo qui mi sembra abbastanza un filo conduttore,
E in Quando tornerò c'è ovviamente il padre, ma un padre smarrito, perché queste donne quando partono nascono uomini apparentemente liberi, in verità smarritissimi, perché sono figli abbandonati anche loro. Ecco. E quindi voglio chiederti un po' come il maschile si colloca in questo libro che è dedicato alla famiglia. Ricordiamocelo, non è dedicato solamente alle donne o alle famiglie di accoglienza, proprio è dedicata alla famiglia in generale. Il maschile dove va a finire, secondo te? È vero che nei miei libri forse i padri sono più acciaccati. Sì, perfetto, è vero. Sono un po' più acciaccati dei nonni e delle mogli, cioè delle madri. Poi è difficile, magari inconsapevolmente è più biografica di quello che possa immaginare questa cosa. Allora, per quanto riguarda i nonni, secondo me ce la sbrighiamo più in fretta. Io sono cresciuto con i miei nonni perché i miei genitori lavoravano da mattina a sera e i nonni sono stati per me veramente una casa, un luogo, una prospettiva, un'accoglienza. Da una parte bisogna dire la verità, cioè lo vediamo adesso che siamo padri, fare il nonno è molto più facile che fare il papà, sì, fare certo. La nonna è più facile fare la madre, nel senso che è un ruolo molto più deresponsabilizzato, è un ruolo, come dire, sì, in qualche misura più immediato e più libero da un'impronta che va lasciata, che bisogna certe volte lasciare, che lasciare costa molta fatica. Per quanto riguarda il padre di questo libro, il padre di Manuel e di Angelica, cioè il marito di Daniela, la protagonista, è vero che è un uomo con dei limiti, è un uomo che non ha gli strumenti per leggere tutto quello che gli accade e soprattutto per essere, ecco, per usare una definizione felicemente superata, per essere il capofamiglia, ok? Che credo che il coraggio di questi gesti migratori e di costruzione di una vita da un'altra parte, come quella di chi viene qui a fare un lavoro di cura, quale che sia, sia sostanzialmente fatto da donne, non solo perché quando diciamo cura noi automaticamente pensiamo alle donne, ma anche perché una madre vive l'illusione, o magari spesso la certezza, e ce la fa anche, di poter tenere tutto insieme di più. Forse questo è dovuto a una serie di ragioni più profonde, forse anche biologiche, ancestrali, mi verrebbe da azzardare come ipotesi, che il padre, essendo una figura che sopraggiunge in corsa, diciamo così, non ha o a meno, o si deve proprio costruire ex no in itinere. Ecco. E Philip, il padre dei due figli, è molto legato ai figli, vuole loro molto bene, la figlia lo ama molto, nonostante lui se ne vada poi lontano a lavorare, a fare il camionista in Russia, lo vuole al suo matrimonio, è uno che però non sa gestire, non, è un padre, ma non è un genitore. Ecco, secondo me è esattamente questa la differenza. Non ne ha probabilmente, ed è questo che mi piaceva rendere, sostanzialmente una figura più umile della madre. Cioè la madre è una donna tenace, dura, e dice, cacchio, io sono sicuro che lo sto facendo per voi, adesso mi ascoltate, ascoltate tutto quello che ho fatto io. Ha un manifesto, la madre ha un manifesto. Sì, quello che ho mollato, quello che ho fatto, la fatica quotidiana che mi è spettata, come sono diventata una donna bancomat, la mia solitudine, eccetera, eccetera, eccetera. E il padre non ha queste certezze e dunque ha un'affettività che però quando va congiunta assieme a una serie di responsabilità e di argini da mettere, perché di binari anzi da mettere, perché la famiglia proceda, si perde e non ce la fa. Ci sta e mi viene in mente una cosa leggendo tutti i tuoi libri, in verità. C'è un profondo legame tra i due emisferi più difficili da unire
in letteratura, che non è quello civile e intimo, perché quello lì sembra quasi un dovere, soprattutto negli ultimi tempi. Esatto. Io invece rimango, come tu sai, nella parte intima quando scrivo. Tu invece riesci a impastare in maniera impercettibile, ma molto presente e forte, la parte intima con quella storico, sociale e politica. Mi sembra che sia una base da cui tu parti spessissimo. Non so se più o meno volutamente, ma da lì tu non ti stacchi perché ne senti la necessità. Posso chiederti se il cuore intimo e il cuore sociale vanno davvero in simmetria in te? È molto interessante e questa la so, nel senso che, anche le altre le sapevi. No, ma questa è un po' meglio, perché è una cosa che mi sono chiarita nel tempo. Gli ultimi tre romanzi, l'ultimo arrivato, Resto qui, e questo di cui stiamo parlando oggi, e Quando tornerò, hanno veramente questa radice che è una radice diversa dai primi due, dove l'autobiografismo in qualche misura, come dice Calvino, forse si può essere autobiografici veramente solo il primo romanzo, poi dopodiché anche lì spezzi qualcosa o l'hai consumata in certo. qualche misura del tutto. È vero, la questione sociale, politica, civile è sempre un termine che condivido con te, sembra più quasi un'imposizione o che abbia una superiorità morale, tutte cose di cui io me ne sbatto assolutamente, però stanno insieme con la parte intima e io in fondo non potrei mai concepire, anche se scriviamo romanzi diversi, ma in una maniera, diciamo così, quantitativamente simile alla tua, non potrei percepire una lontananza dall'intimo, perché la scrittura è scrivere un romanzo è sostanzialmente raccontare una vicenda umana. La parola da cui non ci si distacca è assolutamente la parola umano. E una vicenda umana è una vicenda relazionale e sempre in qualche misura sentimentale. Questo vuol dire che può essere familiare, può essere di coppia, può essere amicale. Questo non ci interessa adesso. Però l'intimità, la scrittura come intimità, è un elemento, a mio avviso, inestricabile. Quello che, diciamo così, il modo in cui io provo a far andare insieme queste cose è un modo che nella mia testa è molto chiaro, perché mi interessa, come dire, che la letteratura, come dicevo prima, io credo che abbia una capacità euristica, conoscitiva, un'intelligenza narrativa, credo che esiste un'intelligenza filosofica, matematica, ma esiste un'intelligenza narrativa, cioè quello che tu apprendi attraverso il mythos, attraverso il racconto, evidentemente. Ecco, questa intelligenza narrativa, io, come dire, sento la necessità, e scriverò così finché sentirò la necessità, di, come dire, di metterla a servizio di una conoscenza di fatti e questioni che io trovo prima di tutto interessanti da un punto di vista intimo più che sociale e politico. Certo. Cioè la migrazione delle donne, la questione di confine dell'Alto Adige, l'emigrazione dei bambini per l'ultimo arrivato. Io credo che queste questioni qua mi si attaccano, perché da una parte sono una storia non raccontata. Sono una storia non raccontata, ma che è evidentemente un'appartenenza con noi, col nostro mondo, con le nostre biografie, col nostro orizzonte. A me le storie non raccontate fin da bambino mi piacevano di più di quelle in qualche misura già sentite. E l'idea che da un libro io porti a casa la conoscenza di una parte di mondo, stamattina mi ha scritto una lettrice dicendo che lei era stata nella campagna rumena e che ritrovare quella campagna rumena così le era piaciuto molto. Chi invece, il marito che non c'era mai stato, quello squarcio di campagna rumena adesso ce l'ha. Questo per me è interessante ed è un valore aggiunto. Il problema è rendere la questione politica e pubblica, ripeto, un punto di partenza e non un punto d'arrivo. Cioè a me di fare un libro su
la badante, la babysitter, la colf, l'infermiera, non mi importa nulla, cioè mi importa in maniera relativa, mi importa come punto di partenza, perché poi sulla questione devo costruirci una vicenda tremendamente umana, emotiva, sentimentale, familiare. Il resto qui era una madre che scrive una lettera a una figlia, nell'ultimo era arrivato, era un uomo che parla da solo, sdraiato sul letto della prigione, e qui è una madre che parla su un letto d'ospedale al figlio. Ecco, giusto per fare un po' di spoiler. E questa cosa qua mi piace perché deve creare, anzi è così importante che anche queste tre situazioni elencate così brutalmente, credo che facciano capire come mi interessa proprio mettere i miei personaggi in una situazione, diciamo così, forte e quasi che li costringa a una sorta di racconto a loro stessi e di bilancio provvisorio, certo, della loro vita. Quindi questo crea una situazione tremendamente intima, una lettera a una figlia scomparsa, uno che parla, che dice basta, a me non ho nessuno a cui raccontare chi sono, me lo racconto a me stesso sul letto di un carcere. Adesso tu che sei addormentato qui in questo letto di ospedale, ti racconto tutto quello che ho fatto per te. Sì. Ecco, questo crea un affaccio su un'intimità, a mio avviso, profonda. Quell'intimità deve schiacciare quella situazione storica, politica, sociale di partenza che filtrerà da sola attraverso l'intimità del racconto. Quello che viene, che emerge, bene da questa soggettività. Quello che è di troppo resta sullo sfondo e il lettore che si faccia avanti lui e usi i suoi strumenti culturali, estetici e di sensibilità per fare il resto. Che libri sono finiti dentro Quando tornerò? Ogni libro è a matrioska, quindi ne contiene altri. Mi sapresti dire, magari non te l'ha chiesto mai nessuno, te l'hanno chiesto tutti, però ogni libro ha, come posso dire, delle anime rosicchiate un po' da altri libri. Ce n'è qualcuna oppure è un libro talmente impastato sulla vita che non riusciresti a decodificarli? No, alcuni se ne possono decodificare. Forse probabilmente quando mi fanno questa domanda sarà capitato molte volte anche a te, ti ritrovi a dare risposte diverse perché... Certo, perché è un universo. Sì, sì. Non lo so, se devo riconoscere una matrice di un certo tipo, ecco, vedi, a proposito di intimità, vado a parare molto di più su riferimenti dell'intimità che riferimenti tutto sommato storici, sociologici, che sono tutte cose che mi interessano veramente poco, perché ho sempre scritto romanzi al di là degli esiti puri, sono proprio delle storie, questa è una storia di madre e figli. E quindi direi che ci posso tranquillamente mettere dentro la Ginsburg nella sua vastità assoluta, perché io ho sempre bisogno di una scrittura che nella sua intimità sia molto materica. Sì, assolutamente, totalmente. Totalmente materica, soprattutto in un libro del genere dove mi interessavano molto i corpi, per farli parlare, questi corpi che fossero corpi degli anziani, che fossero i corpi dei bambini, i corpi dei figli a casa, di questi figli che stanno crescendo e di cui nei ritorni non riconosci la voce, la fisionomia, o la riconosci con più fatica. C'è un libro che per me è particolarmente importante, che è Un'altra figlia di Annie Arnaud, dove il racconto ha un'assenza. Il racconto a questa sorella mai conosciuta, morta prima. Tremendo, prima è un libro pazzesco. Sì, che è un libro di un'intimità, ma come tutti quelli dell'Arnaud, però insomma di un'intimità secondo me assolutamente tra tutti i libri dell'Arnaud anche superiore per compattezza. Sì, assolutamente. Poi devo dirti la verità, libri che mi vengono in mente. Ci sono stati, c'è un libro molto interessante che ho letto un po' di tempo fa, che è di un'autrice israeliana, che si chiama Svegliare i leoni,
Questo libro, non voglio raccontare la trama, è veramente molto bella, però dalla primissima pagina c'è un uomo che compie involontariamente un gesto e da questo gesto poi sarà tremendamente ricattato. Ricattato, no, e questo ricatto sarà un ricatto paradossalmente che gli verrà portato avanti a fin di bene. Ecco, questo groviglio di modalità lo trovo interessante, lo trovo una soglia interessante. Ecco, a me interessa mettere gli uomini, adesso che parlo con te viene più in mente, di fronte a una soglia che può sembrare sempre l'ultima, forse le soglie ci sembrano sempre l'ultimo, e farli parlare da qui, quindi come se fossero affacciati su un abisso. E poi mi ricordo che mi ero riletto un libro che è più diverso, non lo potrei immaginare, che è un super classicone, ma è così classicone per me come lo sono riletto, che è Eureka Street. Che bello! Sì, che bello, perché è un libro che si ride e si piange tanto. Un libro meraviglioso, proprio. Meraviglioso, ma per una questione strettamente formale, perché c'è una prima e una terza persona in alternanza. E non è comune, per me la soglia di difficoltà di questo libro, al di là di tutto, era, come dire, era raccontare un libro a tre voci, dove c'è una stessa storia, ma raccontata un pezzo a testa, ognuno con la propria voce, il proprio tempo verbale, il proprio nodo, proprio gli omero, come direbbe Gadda, di sentimenti e di sguardi. Questo per me, questa staffetta narrativa, avevo bisogno di metterla a fuoco con qualche esempio, e devo dire che con l'alternanza di prima terza persona di McLean avevo fatto bene a rileggerla. Tu hai scritto un libro molto bello, molto importante anche, che si chiama Le parole sono importanti, che è una sorta di porta verso quello che è il mondo del linguaggio inteso come vita, non inteso come codice linguistico e basta. Sentendoti parlare adesso, mi viene in mente che i tuoi libri sono molto sinceri, perché come racconti il tuo libro o la tua esperienza da scrittore o la vita, esattamente come tu scrivi, in maniera molto, che palle la parola, autentica, vera, sincera, direi puntuale, cioè come la vita è. Come stanno le cose? Ecco, mi viene da dire, Marco Balzano com'è e come stanno le cose? Volevo chiederti se... Grazie. C'è questo alfabeto che ti pervade durante tutta la tua vita? Cioè, tu fai l'insegnante, mi sembra che sia parte della tua vita, hai dei figli, hai una moglie, c'è un sistema di accudimento che dai e che ricevi costante, perché... un alunno è una forma di accudimento ricevuto anche, non solamente dato. E voglio chiederti se le parole sono il tramite per questa sorta di cura che tu dai, esattamente come i gesti sono importanti per le badanti, chiamiamole umanamente così, o per chi li ricevi. Voglio sapere se il tuo caregiver appunto è la parola. Questa è più complicata. Allora, potrei provare a rispondere così. Le parole, senz'altro, vale un po' quello che diceva Dostoevskij, no? Che ti rendi conto di essere scrittore quando le parole vengono prima delle cose. Cioè, è più importante la parola che indica la cosa che la cosa stessa. E io, da certi punti di vista, è anche molto un limite, perché... io mi rendo conto che le cose che non accadono nelle parole faccio più fatica a coglierle proprio. Cioè non potrei stare mai con una persona che ti amo, me lo fa capire, o ti voglio bene, me lo fa capire esclusivamente con dei gesti o con i fatti. Avrei dei seri problemi, perché se non accadono nelle parole mi sembrano sempre dimezzate le cose. Ecco, però insomma, queste forse sono cose che vanno confidate più all'analista che in una presentazione, però insomma facciamo finta che sei sdraiato, va bene, esatto, sì, è realmente così. La seconda cosa, tutti quando scriviamo evidentemente proviamo a restituire, e non si può che usare la parola più spaventosa, la vita, la simulazione, il gioco è quello. Per questo la parola più giusta per una storia è sempre, almeno per me,
il tasso di umanità e di profondità umana che mette in gioco, perché solo mettendo in gioco un tasso feroce, ecco, vorrei dire così, un tasso feroce di umanità, che tu puoi sperare di spostare il punto di vista o di toccare dei nervi scoperti. Cioè, a me interessa nelle mie storie toccare dei nervi scoperti dove in qualche misura, questo anche nei primi romanzi autobiografici, dove in qualche misura ci si è fatti male, e dall'altra parte che se ne esca un po', non con delle risposte, ma con delle domande in più, cioè modificandoli, provando, lasciando l'eco e il tentativo di modificare degli stereotipi a livello di storia. Secondo me una storia funziona da quanto dura nella tua mente e dal numero di domande che ti lascia, che non devono essere per forza delle domande a cui ci sappiamo rispondere, e da quanto ti costringe in qualche misura scomodamente a te, la letteratura non è un posto comodo, a rimettere in gioco degli stereotipi, perché secondo me il problema fondamentale è che uno stereotipo non è mai falso. Cioè, uno stereotipo coglie sempre qualcosa di vero, magari la parte più apparente, il luogo comune. Il problema di uno stereotipo è che non è mai completo, è sempre incompleto. E dunque una storia, tramite la seduzione in senso etimologico di ciò che è umano, può portarti, secondo me, a cercare di rimettere in discussione i punti di vista. Per fare questo, e cercare di rispondere qualcosa alle parole belle che hai detto sulla puntualità, io credo che scrivere, secondo me, tu, per lo scrittore che sei d'accordo, ma se non è vero dimmelo in diretta, secondo me poi scrivere alla fine è una questione di sfacciataggine e di... come dire, sì, proprio di sfacciataggine, bisogna veramente mollare una serie di ormeggi, di andare dritti e sparati, così, anche oscenamente, se è il caso, a raccontare quello che preme, quello a grattar dove la rogna, no? Come dice Dante, è esattamente quello, quindi forse in realtà deriva da una sfacciataggine di fondo. Prima di farti l'ultima domanda, voglio farmi i fatti tuoi, voglio sapere quando scrivi e dove scrivi. E sii sincero, perché ti becco se dici lo studio all'alba. Puoi venire a verificare. Il dove, principalmente al 90% in biblioteca, da 6 anni a questa parte, da 7, da quando ho avuto... mia figlia Caterina, scrivo in biblioteca, perché in casa dovrei solo schivare i pupazzi, quindi la biblioteca di Affori, nord di Milano, dove va Giorgio anche Fontana, Giorgio va lì, biblioteca di Affori, perché è affacciata su un parco meraviglioso. Siccome Tabucchi aveva assolutamente ragione quando diceva che scrivere è una questione di mal di schiena prima di tutto, è importante un posto facciato sul verde dove spezzi con delle belle camminate, ci sono querce maestose. Scrivo più d'estate, ma se si tratta di piccole cose scriviamo tutti quando c'è da scrivere, però se intendi come credo i romanzi, per me la costante poi è che nel momento in cui parto finisce. Divento un monaco cistercense, ci vuole una quotidianità, cioè scrivere proprio lavoro di bottega, poi inoltre sei partito devi star lì sei ore al giorno per tanto tempo, poi dopo il resto lo fai in mille modi, però biblioteca più d'estate e una volta che ho iniziato senza alcuna soluzione di continuità. L'ultima domanda viene da una sensazione che tu dai in ogni tuo libro, almeno a me è capitato così, quando chiudi un libro di uno scrittore, più libri di uno scrittore, è lì che si decide la partita, cosa ti rimane, che gesto fai, che sensazione hai. Io dopo la fine dei tuoi libri ho sempre il silenzio, non so quanto duri, può essere un silenzio che sia interrotto dalle parole, dal traffico, di qualsiasi altra cosa, io sento comunque un silenzio interiore che perdura, che resiste per un po'. È sempre una domanda, due domande, a cui non so dare
poi in fin dei conti una verbalizzazione netta. Questo perché i tuoi romanzi si insinuano e fanno non pensare, ma fanno vita. Quindi uno aggiunge un pezzo di vita. Allora, la domanda che è quando che lascia quando tornerò è una domanda che tu ti sei fatto descrivendo il libro stesso ed è: una madre lontana è ancora una madre? Allora, sì, anche per me, nel tuo stesso identico modo, Marco, i libri si misurano per la durata, proprio per quanto riescono a rimanerti. No? C'era una bella pagina di Leopardi nello Zibaldone che dice: tutti mi chiedono a cosa serve la poesia nella vita, qual è il suo valore. E lui dice: secondo me la poesia se ha fatto il suo compito quando, dopo averne letta una, per mezz'ora, per almeno mezz'ora, non fai pensieri osceni. difficilissimo, però ecco, l'eredità è una durata di silenzio è e così. In qualche misura non di ricaduta immediatamente nella prosaicità. In sé è così. Quindi evidentemente uno punta a quello. La domanda che mi è rimasta è sostanzialmente la domanda originaria, no? Cioè, questo è un racconto in cui se si prova a indagare da diversi punti di vista della stessa famiglia gli effetti, i traumi, i sentimenti conseguenziali alla lontananza. Io non lo so se quando siamo lontani noi siamo la stessa cosa che quando siamo vicini. E secondo me personalmente no, ma non so assolutamente dire se sia ancora una volta un limite mio che le persone, a differenza delle cose, ho bisogno di averle con me, di averle vicino e davanti. Però la questione è questa: io credo che la distanza rischi di portare una sorta di mutazione genetica nel sentimento che viviamo, nella relazione che abbiamo. Per chi, come per queste donne, come per tutte queste donne in ogni parte del mondo, parla di milioni di donne, se queste donne vivono con forza e fatica la certezza o l'illusione che invece possa essere così, secondo me tutto sommato, che è quello che poi sta alla base della storia, è una proiezione di speranza e ne sono contento. E quello che conta comunque è la domanda, non è la risposta, nel senso che un libro che fa fare una domanda è già il libro che tu devi leggere. E dobbiamo dire che quando tornerò è davvero quella domanda che si insinua non solo nelle donne o negli uomini, ma anche nei legami che noi abbiamo. Grazie per averlo scritto, Marco, e grazie a te. Spero che farai altre presentazioni, perché comunque sia un libro che secondo me deve essere letto anche attraverso la voce dell'autore, non solamente attraverso il libro, cioè si devono nutrire le due questioni, perché anche oggi ho capito moltissime cose di ciò che pensavo di aver capito, le ho capite ancora meglio, perché sei anche i libri che scrivi tu, e questa qui è una cosa che mi è capitata poco, a volte lo scrittore non ti delude, però è diverso, oppure uso un linguaggio diverso, ed è incredibile come coincidi. Sono contento di questa cosa, molto. Grazie davvero, io felice di aver parlato, di averne parlato insieme a te. Grazie. Un abbraccio, grazie a te, grazie al Marco. Circolo dei lettori. Grazie al Circolo dei lettori, di cuore, speriamo di rivenirci presto in presenza tutti assieme. Grazie, ciao a tutti.